Eccoci qua, salve a tutti amici, bentornati sul mio canale, bentornati dal vostro Gigio Juve. Buona domenica ragazzi, oggi dobbiamo parlare di un argomento che mi ero già preparato in questi giorni andando ad approfondire una notizia su vostra richiesta, perché tanti di voi mi hanno chiesto in questi giorni ma che fine ha fatto la Fondazione Identità Bianconera. Ragazzi, alle volte poi la casualità vuole che proprio nella giornata di ieri, nella persona di Michele Petrisso, l'avvocato Michele Petrisso, la Fondazione Identità Bianconera ha dato un chiarimento su quelli che sono i suoi movimenti in questo periodo. Ne parliamo insieme in questo video. Naturalmente io ho fatto anche una ricerca perché non sono in diretto contatto con loro, ma come sapete ho amicizie tra i vari youtuber e tanti di loro sono in contatto stretto con loro, ci parlano. Hanno delle comunicazioni, naturalmente non si può scendere nel dettaglio perché parliamo, come sempre, di diritto, quindi è naturale, ragazzi, che non si può andare nel dettaglio anticipando i tempi di quella che è la magistratura. Però ne parliamo insieme in questo video cercando di spiegarvi e di farvi capire che cosa sta succedendo. Ma prima di tutto, come al solito, un like a questo contenuto per farlo circolare, fondamentale il like come fondamentale l'iscrizione per un canale come questo che si propone di fare controinformazione all'informazione mainstream, di portare alla luce notizie che molto spesso vengono scientemente occultate da chi, diciamo, dirige l'informazione nostrana, soprattutto nel mondo del calcio che ragazzi stiamo scoprendo in questo periodo essere davvero un mondo molto molto oscuro per così dire. Quindi, like, iscrizione e campanella delle notifiche per rimanere aggiornati in tempo reale e avere la possibilità di non perdersi nessuno dei contenuti che andrò a proporre in futuro su questo canale. Amici juventini, ci avete chiesto tante volte notizie sul nostro esposto e soprattutto come mai non l'abbiamo pubblicato, non ne parliamo, perché si tratta di avere rispetto per gli organismi che lo devono prendere in considerazione. In Italia purtroppo siamo abituati da troppo tempo al fatto che vengano utilizzate per danneggiare il nemico di turno stralci di intercettazioni, brogliacci, notizie. Non si sa bene come uscite dalle procure. Noi questo non lo facciamo perché abbiamo rispetto degli organi inquirenti. State tranquilli perché i nostri esposti, perché non è stato uno solo, ma sono più di uno, in questo momento sono vagliati dagli organismi che devono tenerli in considerazione e quindi vi terremo assolutamente informati non appena avremo notizie in merito. Mi raccomando, continuate a sostenerci perché abbiamo bisogno di voi per continuare le nostre battaglie. Forza Juve! Fino alla fine, ma è solo l'inizio. Allora ragazzi, veniamo innanzitutto al contenuto del video. Ieri, appunto, tramite questo tweet e con un piccolo video, Michele Petrisso della Fondazione Identità Bianconera ha spiegato il motivo per cui in questo momento non si stanno facendo pubblicità, non stanno parlando e come avete sentito, stanno praticamente rispettando i tempi della magistratura, anche se a mio modo di vedere, ma questo è un parere puramente personale, la magistratura a cui si sono rivolto soprattutto quando si parla della magistratura meneghina, quindi della Procura di Milano, è una magistratura che non merita tutto questo rispetto per quello che in questo momento mi sta dimostrando. Poi è una mia opinione personale, secondo me stanno facendo scientemente proprio a chi figlio e chi figliastro, ci stanno comportando in un modo con determinate squadre, in un modo con altre. C'è poco da fare, io sono convinto di questo. E loro sono convinti della buona fede, bontà loro, sono felice per loro che siano convinti della buona fede della magistratura. Io purtroppo questa convinzione in questo momento e dopo tutti gli eventi che siamo andati ad affrontare, non ce l'ho. Detto questo, sanno benissimo anche loro come stanno le cose, perché poi dichiarazione di facciata, si dice questo, ma dietro le quinte, tramite, come vi ho detto, altri youtuber, perché io non ho contatti diretti con loro, ma naturalmente ho stretto una rete di amicizia con qui sul tubo con varie persone con cui alle volte collaboro, alle volte facciamo live, comunque ci si parla, ci si confronta e su questo argomento ho cercato di informarmi. Ho cercato di informarmi e
e sono venuto a sapere che, diciamo, loro stanno lavorando all'acremente, quindi non si sono fermati, ma stanno continuando a lavorare, stanno preparando una contromossa, perché probabilmente, molto probabilmente, loro si aspettano da qui a qualche tempo, e state pur certi che quando parliamo di magistratura Meneghini, quindi quando parliamo di Marcello Viola e della Procura di Milano, si prenderanno tutto il tempo a disposizione per poi archiviare il tutto. Ma l'abbiamo già capito dalla formula con cui è stata aperta una procedura, che tra l'altro è una procedura conoscitiva e non inquisitiva, quindi non hanno aperto un'indagine. Già da questo, voglio dire, è presumibile che la situazione vada in un certo modo. Però tanti di voi pensano che il compito poi della fondazione sia qui terminato. Ragazzi, non è così. La fondazione sta lavorando, sta cercando di muovere le contromosse, sta cercando di capire quali possono essere le motivazioni, perché poi loro possono archiviare, ma devono motivare. E nel momento in cui portano le motivazioni, quelle motivazioni ti dovranno dare il là a dare delle risposte, se tu ritieni che siano non corrette. Per portare avanti ancora la situazione, tu dovrai trovare la contromossa giusta per riaprire qualcosa che loro a tutti i costi stanno tentando di chiudere. Nessuno, ragazzi, sta dicendo che il lavoro della fondazione sia un lavoro semplice, anzi, tutt'altro. A mio modo di vedere, è un lavoro molto molto complicato, è un lavoro che davvero, oltre a richiedere grande professionalità, grande intelligenza, richiede anche tanto mestiere, tanta capacità di entrare nelle maglie anche dal punto di vista politico più che giuridico, e riuscire a smuovere i tasti giusti per poter mettere spalla al muro chi, diciamo, fa un pochino orecchie da mercante e non ha tutta questa intenzione di andare a toccare quei poteri. È per tifo, è per lobby, perché sappiamo tutti che c'è una lobby economica e politica dietro il calcio, ma dietro l'Inter in particolare. Ragazzi, l'Inter è una di quelle squadre che davvero, forse può sembrare una casualità, ma tanti personaggi famosi che sono in posti strategici all'interno sia del mondo del calcio, sia del mondo della magistratura, sia del mondo della politica, sia del mondo dell'economia, sono fortemente indirizzati alla difesa dell'Inter. Sappiamo tutti, in questi giorni stiamo sentendo di un prossimo ritorno, di un prossimo ritorno di Moratti, stiamo tutti sentendo già da qualche tempo che il prossimo presidente della FIGC sarà Beppe Marotta. Ragazzi, naturalmente queste sono cose che non possono lasciar presagire nulla di buono, nulla di buono per quello che è il nostro obiettivo, che poi non è nient'altro che cercare giustizia, non è nient'altro che cercare un calcio dove prevalgano i valori del campo e non quelli precostituiti al di fuori del campo, quindi della politica, degli accordi, dei magheggi, degli accordi sotto banco. Ecco, vogliamo semplicemente un calcio in cui il più forte possa vincere, in cui tutti possano partecipare partendo da zero punti ed ognuno di loro possa avere la possibilità di vincere. Naturalmente, se questa è al 100% una condizione utopica, perché come ben sappiamo, quando ci sono tanti interessi di mezzo, un pochino, qualche magheggio dietro in un paese come l'Italia ci sarà sempre, però ragazzi, quello a cui stiamo assistendo in questo periodo ormai da anni è veramente qualcosa di vergognoso ed inaccettabile. Ed è per questo che la fondazione si sta muovendo per cercare le contromosse, e hanno già tante idee che naturalmente, ragazzi, non possono rivelare per motivi giuridici, per motivi anche di mestiere, proprio dal punto di vista, cioè, perché se vanno a rivelarle poi magari danno la possibilità a chi deve dare le motivazioni di dare una motivazione diversa e quindi di bloccare quel tipo di contromossa. Ecco perché non si stanno facendo pubblicità, perché non è il caso di farsi pubblicità. Ci sono cose per le quali è importante farsi pubblicità, ci sono cose per le quali è importante parlare e farle sapere, altre cose su cui il riserbo è fondamentale per la buona riuscita di determinate azioni. Spero di essere stato chiaro, spero di avervi accontentato, spero di
avervi fatto capire un pochino di più com'è la situazione, fatto sta ragazzi che l'importante è non arrendersi, non gettare la spugna, continuare a combattere, continuare a riportare le notizie giorno per giorno, e questo sarà compito mio, ma compito di tanti altri youtuber, perché adesso stiamo diventando sempre di più che portano alla luce queste notizie che, per l'appunto, come vi ho detto a inizio video, vogliono tenere occultate. Quindi noi stiamo cercando, facendo giorno dopo giorno, un'informazione molto molto particolare. Quindi massima condivisione del mio contenuto, ma dei contenuti di tutti i ragazzi che si impegnano a fare questo tipo di lavoro. Commento fondamentale, e fino alla fine, contro tutti e tutti, sempre e comunque, forza Juventus. Io ho un bel intermerda per cominciare la domenica mattina, ragazzi, non guasta assolutamente mai. Mister! Buonasera, buonasera a tutti. Mister! Sì. C'è un super entusiasmo, nonostante la pioggia? Assolutamente. Mister! Aspetta, aspetta, che così, così la chiariamo una volta per tutte. Ragazzi, io penso che nel calcio, come nella vita, ci vuole sempre rispetto, ok? Voi è giusto che siete tifosi e che incitate e supportiate la nostra squadra. io sarò sempre una persona molto educata e rispettosa, lo sono stato nel passato, lo sarò nel presente, lo sarò nel futuro. Non mi chiedete cose che non farò, ma non per una sola singola squadra, ma per tutte le squadre, perché penso che noi, soprattutto allenatori, dobbiamo dare sempre l'esempio positivo. Poi quello che vi posso dire oggi: voi avete il primo tifoso del Napoli qui sul palco.